morti con il nome di Cristo sulle labbra. I copti, trucidati dai militanti dello Stato Islamico in Libia, hanno pronunciato un'ultima preghiera prima di venire assassinati. È il particolare che emerge a due giorni dalla strage e per loro questa mattina ha celebrato la messa in Santa Marta Papa Francesco. Questa messa per i nostri 21 fratelli copti, sgozzati, per solo motivo di essere cristiani. Preghiamo per loro, che il Signore come martiri li accolga. Dopo il dolore espresso ieri a caldo nella sua lingua, la telefonata al patriarca della Chiesa copta ortodossa, Tavadros II, per testimoniare vicinanza e solidarietà, il Papa ha voluto aprire la sua giornata con il ricordo e la preghiera per le vittime della ferocia jihadista. Poi, nell'omelia, l'affondo contro l'istinto autodistruttivo dell'uomo, la sua capacità di creare guerre e divisioni, e insieme anche una nuova denuncia del mercato delle armi. Siamo imprenditori, sì, di che? Di morte? E ci sono i paesi che vendono le armi a questo, che è in guerra con questo e anche lo vende a questo perché si continua la guerra. Capacità di distruzione. E questo non viene dal vicino, da noi. Ma nel cuore dell'uomo anche la possibilità del bene e la complicità dello Spirito Santo che salva. Basta non prendere come un discorso da marziano, suggerisce Bergoglio, quanto il Signore rivela nel suo messaggio.